come dicevamo, nelle piante sono destinate a diventare rane nere. Ecco. Dopodiché però il terzo elemento del titolo della mia presentazione era che le stelle possono anche risorgere. Stelle morte, in maniera più morta così così non si può più. Possono risorgere con un processo analogo a quello che ho descritto, cioè catturando materia da qualcosa che non sia intorno. E questo è un disegno, non è una osservazione. Immaginate qui sia una nana bianca, per esempio Sirio B, e questa è Sirio A, non come è adesso, ma come diventerà quando diventerà una gigante rossa anche lei. A un certo punto Sirio B diventerà una gigante rossa, si gonfierà, la materia nei suoi strati esterni sarà molto poco legata gravitazionalmente e potrebbe essere risucchiata da Sirio B. La materia che il predecessore di Sirio B forse ha donato a Sirio A potrebbe in questo secondo stadio tornare indietro. E questa è una cosa rotonda, con la buccia, come si dice shell. Questa è una cosa invece piena, in particolare dentro, ci sono i filamenti intorno, vuol dire che la materia si è rotta, la materia è ghiacciata, ma dentro c'è qualcosa di colore blu, è molto uniforme, è una morfologia completamente diversa. E non si sapeva chi fornisse l'energia necessaria per irraggiare quella luce blu. Fino a che lui, era giovane, non ha ipotizzato che dentro questa esplosione si fosse formata, come risultato di questa esplosione, si fosse formata una stella di neutroni, come quella che noi cerchiamo di vedere dentro la supernova nelle nubi di Magellano e che finora non abbiamo visto. Una stella di neutroni dentro questa supernova, e in questo caso si vive. Questa è la differenza fondamentale per la sua carriera e per la mia carriera, che poi ho fatto la particolare. E perché in quegli anni i radioastronomi inglesi, guardando da tutta un'altra parte, avevano dato delle sorgenti che emettevano impulsi radio molto regolari, con una precisione, una periodicità estremamente stretta. E a un certo punto sui giornali è venuta fuori addirittura l'ipotesi che fosse una segnalazione di una intelligenza piena, perché sembrava veramente una cosa di artificiale, tanto era regolare. E siccome pulsavano, dentro le chiamate pulsano. L'idea del Pacini fu che le pulsar sono una manifestazione delle stelle di neutroni. Noi non sapevamo come avremmo potuto vederle. Sapevamo dalla teoria che si dovevano formare dentro certe esplosioni di supernove, ma non sapevamo come avremmo potuto osservarle. L'idea era che si manifestassero come pulsar, dopo vedremo anche perché, e che una pulsar fosse dentro la nebulosa del granchio, questa, e fosse lei, la pulsar, la responsabile di quella, indirettamente, di quella radiazione aggiuntiva blu che non si riusciva a spiegare. E questa è la fotografia, l'immagine che dimostra che sì, è proprio così. Allora, questa qui è una fotografia del centro della nebulosa del granchio, è stata presa sommando, dividendo il tempo in fettine molto piccole, proprio in pochi millesimi di secondo, sommandole in fase regolare e fuori di quella fase regolare. Allora, questa qui è una tecnica stroboscopica. Allora, questa qui è l'immagine ottenuta quando uno somma fuori della fase regolare, cioè e si vedono solo le stelle vere, stelle normali come il nostro Sole. Quest'altra invece si ottiene questa immagine solo quando uno usa una ripetizione, prende le fettine, ogni 33 millisecondi. Le stelline si vedono lo stesso, un pochino più deboli perché abbiamo diviso per 33 il tempo di integrazione, ma la cosa buffa è che qui non c'è nulla e qui c'è questo oggetto. Questo oggetto è la pulsar che emette nella nostra direzione, quindi diventa visibile da noi, per un breve istante 30 volte al secondo, un giro ogni 33 millisecondi. Quindi noi abbiamo un oggetto stellare che gira su se stesso 30 volte in un secondo.
Sole gira su se stesso una volta al mese, grosso modo. Quindi deve essere questo oggetto, per andare così, deve essere molto compatto, altrimenti la forza centrifuga lo fa qualcosa. La stella di neutroni è sufficientemente compatta per reggere queste operazioni. Quindi, con questa sola conclusione, le stelle nane bianche corrispondono a una prima montagnetta, che vuol dire che hanno una massa limite. Se sono più massicce di quello, non esistono come nane bianche, ma diventano stelle di neutroni. Anche le stelle di neutroni hanno un'altra montagnetta, circa due masse solari. Se sono più massicce di due masse solari, le stelle di neutroni non diventano stelle di neutroni, perché la pressione quantistica dei neutroni non è sufficiente, eccetera, eccetera, e diventano nane bianche. Quindi, per definizione, nane bianche e stelle di neutroni sono oggetti dell'ordine del Sole come massa, ma i buchi neri no, non hanno limite. Anche se si formano come buchi neri stellari, 10 masse solari, possono accrescere stelle intere durante tutta la vita dell'universo e diventare massicci quanto vogliono, non c'è limite. E infatti noi sappiamo, da prove dirette o indirette, che al centro di molte galassie, compresa la nostra, ci sono buchi neri massicci milioni o anche miliardi di volte il Sole, che danno luogo a questi fenomeni di accrescimento e di getti su scala megagalattica. Questa è una galassia vicina, questa è la galassia ottica, e questa qui è una fascia di polvere che caratterizza questa galassia. Ma al centro ci deve essere un buco nero che spara due getti radio. Questa è un'immagine radio sulla posta dell'immagine. E voi vedete il disegnino di prima, che era su scala stellare, adesso è su scala extragalattica. Questi sono centinaia di migliaia di luce. Ci sono evidenze indirette che vanno veloci circa la velocità della luce. Ma anche quelli che noi abbiamo detto andare veloci apparentemente più della luce vanno circa la velocità. Anzi, questa comunque è una domanda interessante, perché anche in questi oggetti, non su queste scale qui, ma se voi le guardate con il radiotelescopio qui dentro trovate anche spesso moti superluminanti, analoghi a quelli di prima che erano quelli su scala stellare. D'accordo? E qui vi fermo. Un altro esempio di nucleo galattico attivo. La nana nera, cioè il materiale della nana nera, qualora non si riattivi, che fine fa? Rimane lì per l'eternità. Rimane lì fisso. È un cristallo di protoni e elettroni a temperatura pari allo zero assoluto. In realtà sarà pari alla temperatura della radiazione cosmica di fondo in quel momento. In questo caso adesso è 2,7 gradi, tra alcuni miliardi di anni sarà più bassa, va in equilibrio con quello e non farà niente, rimarrà lì. Noi lo vedremo solo se per caso ci passa vicino qualche altra cosa che gli lascia cadere massa addosso. Oppure se avremo strumenti sufficientemente sensibili e se certe teorie esotiche di grande unificazione sono vere, la materia potrebbe decadere, il decadimento del protone, allora potremo vedere i protoni che decadono.